Ciao, sono Antonio Che Fa Cose e oggi continuiamo il nostro lungo percorso per la costruzione di questo model kit, il nostro caro Gesta. E vedremo le sue gesta. Oddio, questo era terribile. Va bene, io l'altro giorno sono comunque andato un pelino avanti perché mi sono ritrovato a dover risolvere un piccolo problema con lo scooter. Cioè, io ho sempre problemi, qua ci sono sempre problemi. Però dovevo fare praticamente. Se vedete qua, in questa zona tra il bordo e l'interno c'è una bella linea. Ecco, il modello purtroppo non, nella mold questa linea non era presente e ho dovuto rifarla praticamente con la lama del taglierino, scavando piano piano la zona fino a ricavarne una porzione più alta e riprodurre quello che c'è sulla figura, cioè sulle istruzioni. Perché comunque a me le istruzioni, ecco qua, vediamo qua se si vede, se riesco. Qui, questa, ecco, questa linea, no, questa. No, quella, sì. E sta linea qua non era presente e me la sono riprodotta per benino. Uso le istruzioni come reference oppure mi collego a internet, però insomma mi sembrano piuttosto esaustive. E non l'ho registrata, cioè l'ho registrata, però ho perso il filmato ed era bello il processo perché non è difficile come cosa, però aiuta tantissimo a risolvere questi problemi. Specialmente di questo modello, questo modello da ban. Faccio confusione badan da ban, cioè faccio, inverto la D e la B, è incredibile, come alle elementari. Bene, sono anche andato avanti un pelino col braccio, il braccio sinistro, e vi faccio vedere un po' il risultato con le carte e le lime. Non sta venendo per niente male. L'unico grosso difetto di questa plastica è che mi lascia un piccolo alone qua. Ma in teoria con. Viene via da solo. C'è ancora un po' da sistemare, però. Perché qua c'è un piccolo foro. Sempre dovuto al fatto che la plastica. La mold non è il top. Lì e mi pare qui. Quindi faremo lo stesso processo dell'altra volta, ve lo risparmio, lo faccio io in privata sede e lavoriamo oggi sul braccio destro. Quindi vado a prendo la mia limetta, allora, io posso utilizzare una lima di queste o queste che sono magari un pelino più economiche, però una grana molto molto più fine. O puntare su delle carte. Su Amazon con 8 euro riusciamo a recuperare queste carte qua che vanno da i 100 ai 3000 di grana. Dovrebbe arrivarmi domani un altro tipo di lime che proviamo assieme. Non le avevo mai comprate, sono lime per unghie, che adesso le vendono anche per modellismo e in teoria dovrebbero essere molto molto buone e sono anche molto economiche, perché mi pare che con 6,90 € o 9,90 € arriva un bel set con tante grane diverse, più che altro tanti strumenti differenti, perché io sulla lima ci sarebbe il cubettino, ci sarebbero altre varie cose, insomma. Vabbè, le proviamo appena arrivano. Mi ci metto lì con voi e le proviamo tutte assieme, anche perché c'è quella spugnetta. Vabbè, inutile che ne parlo adesso, la vediamo direttamente quando mi arrivano. Come vedete, anche qua mi sta creando più o meno il problema dell'altra volta, che fa dei buchetti, però mi pare che sia meglio del braccio sinistro come aspetto. Sì, molto meglio. Come vi dicevo l'altra volta, mai andare avanti e indietro, sempre da un verso. Io mi giro
il braccio gira la superficie, insomma, e mola la lima insieme nello stesso, con lo stesso movimento. Può essere una cosa un po' tediosa, però io lo trovo molto rilassante. Ok, direi che ci siamo più o meno. Sentite delle urla costanti, considerate che è dalla mattina alla sera che io sono circondato da case con bambini che urlano tutto il giorno e genitori poco educati che non gli hanno insegnato a non urlare durante il giorno, o almeno moderare, perché non è possibile. Qua appena arrivano i primi caldi è una cosa incredibile, io mi devo segregare in casa perché sennò non riesco a sentire neanche i miei pensieri. È un costante urlare. Boh, sarà la zona, non lo so, però io arrivo da Jesolo e con una città che da 2000 abitanti ne fa 20 milioni, non so esattamente la cifra, mai avuto una tale maleducazione vicina. È abbastanza frustrante. Anyway, vediamo come sta venendo fuori. Non mi ricordo se vi ho messo il link per l'acquisto dei vari utensili o altro. Comunque vi metterò sia quello del cement che delle varie lime, che queste qua sono lime che ho da quando avevo 10-11 anni, che mi ha regalato mio fratello maggiore, che ci ha regalato, che ne ha regalate a me e a mio fratello gemello. Quindi sono parecchio datate, quindi se volete fare un investimento su delle lime, comprate di queste lime che sono lime diamantate. Sono fantastiche, durano una vita, davvero. Allora, vediamo un po' di... Adesso con il taglierino io vado a, come dire, a eliminare leggermente la superficie di plastica, quella più graffiata, così impiego meno tempo e vedo già che tipo di risultato può venire fuori. Ok, sì, vedete che ci sono ancora dei solchetti qua, adesso li vado a tirare. Faccio la stessa cosa sopra perché mi rendo conto che qua per tirarla ci vuole un po' di tempo e più che altro c'è una zona, questa qua lucida, che è un po' storta, ma penso che sia, senza penso, è dovuta al fatto che la molda è un po' storta, lo stampo è storto. Quindi velocizzo un po' il processo con il mio bel taglierino di precisione. Tolgo che delle porzioni più velocemente e non creo graffi. Tutto sommato non è male. Adesso vediamo di tirare un po' anche questa parte sopra, un po' meglio. Un buchetto e mi sa che sfrutterò il fatto che è tutto storto per tirarlo in pari con il buco e anche con quella zona là. E quindi andiamo velocemente con questa e diamo una bella raspata. Boia che caldo! Boia che caldo! E taci che oggi ha piovuto un po'. È un po' rinfrescato, però fa comunque molto caldo. Sì, un'ottima idea è stata. Bene, adesso tiriamo la parte qua sotto. Prendo la carta, quella da 400, e comincio a
levigare in maniera circolare il pezzo, così da togliere via i solchi che ho creato con l'altra lima. Lo faccio sia da una parte che dall'altra. Lo tiriamo. Effettivamente questa plastica ha questo problema che nelle parti, allora noi riusciamo a eliminare perfettamente i punti bianchi della plastica, ma la densità in alcune parti rimarrà comunque evidente perché è scura. Si noterà meno quando poi andremo a mettergli il trasparente sopra, si noterà sicuramente meno, ma continuerà a vedersi lo stesso. Ed è un po' un peccato perché si vedrà la giunzione anche se noi la tiriamo per bene a carta e a lima. Però vabbè, insomma, chi si accontenta. Qua infatti si vede, anche se è tirata a lucido praticamente, si vede ancora la linea di giunzione e né a tatto né con una lima. Si sente il gradino, va perfettamente, cioè non è perfettamente liscia, è che la giunzione diventa leggermente più scura. Questo succede però solo con le plastiche scure, perché con le plastiche chiare non c'è la stessa problematica. Ma va bene, insomma, poi in teoria. Adesso vedo cosa voglio fare, però in teoria vorrei provare una tecnica che mi ha consigliato un mio amico, cioè Marco Callaghan. Mi ha fatto vedere un tutorial su internet come utilizzare delle polveri ricavate da dei pastelli, da dei gessi colorati. E sarei curioso di testarla su questo modello per fargli il weathering, visto che di solito il weathering lo faccio a manina e cos'è l'anno scorso ho scoperto delle polveri, dei pigmenti che costano un occhio, tra parentesi, perché costano veramente tanto, e con questo sistema praticamente emulerei lo stesso effetto con una spesa minima. Parlo di questi pigmenti qua, che sono ottimi, però secondo me diciamo anche quello gunmetal che è davvero una cannonata questo. Però se noi andiamo a vedere bene, questa è semplice grafite, questo lo paghi sui 5-6 euro questo pigmento, però fondamentalmente è grafite di una matita, quindi potrei utilizzare la stessa tecnica con una matita. La matita magari mi costa 5 centesimi e quella mi costa 6 euro e il risultato è lo stesso, è identico il risultato. Comunque lo vedremo perché gli farò sicuramente alcune parti in gunmetal, tipo sui piedi o sul fucile, che il fucile purtroppo dovrò riverniciarlo perché anche lui è stato danneggiato dalla spedizione, ma di brutto questo perché è proprio. C'è un bel segno bianco lì. Quindi dovrò incollarlo, gli do un bel nero opaco sopra e poi gli metto un bel effetto gunmetal lì e sulla parte anche interna dello scudo, che anche quella è stata danneggiata non così tanto, ma si vede il segno di stress qua. E potrei fare la stessa identica cosa anche sulle mani a sto punto, che hanno lo stesso problema. Però vorrei provare a mantenere il colore grigio di fondo e vedere magari che il gunmetal, quella polvere, quel pigmento, quella polvere lì, quel pigmento, mi fa un effetto magari particolare sul grigio chiaro. Facciamo un po' di prove, dai. Tanto per quello che ho pagato sul modello, anche se non viene fuori perfetto, non è un problema. Bene, direi che qua ci siamo quasi. Thank you.
Stavo anche pensando una cosa, visto che il visore qua non mi soddisfa più di tanto, stavo pensando di provare a riprodurlo con della plastica trasparente, come cavolo si chiama? Porca vacca, non mi viene in mente il nome di... Accettato, trasparente, accettato. Vorrei provare a vedere se riesco a riprodurla. Adesso finisco questo pezzo, prendo un pezzo di acetato e proviamo a vedere se può essere una soluzione, perché mi dà veramente fastidio il fatto di perdere i dettagli qua dell'occhietto. Anzi, ti dico, sai che ti dico? Non lo faccio adesso. Devo togliere intanto il visore. Attenzione di non spaccarlo di nuovo. Benissimo, come previsto. Vediamo un po' di... infatti, abbiamo fatto la parte dentro bella cromata e perderla veramente mi dà un secca veramente tanto. Allora, proviamo un pezzo di acetato e vediamo che succede. Sarà quello di prendere e applicarlo sopra. E come cazzo faccio? Tenerlo fermo. Allora mettiamo un pezzo di qualcosa di nastro. Allora, prendiamo un pezzo di nastro e vediamo di bloccarlo. Si sta tirando, cazzo. Ah, si è rotto di nuovo. Sì, intanto era venuta benino. Vabbè, intanto devo comunque piegarla dopo. Vabbè. Ok, grosso modo è questa. Dovrei disegnarla. Pochissimo, ma dovrebbe bastarmi. E la metto sopra un fondino scuro. Ok,
vediamo se qua si riesce a vedere un po' meglio. No, però vabbè, no, non si vede un Kaiser. Vediamo un po'. Forse magari qua. Già meglio. Ok, ci vedo qualcosa. È un primo tentativo, magari lo rifaccio un po' meglio. Sto facendo giusto giusto una prova a vedere se per caso può funzionare. E se riesco a recuperare il visore, che a me così non mi piace. Ok, un pezzettino è andato via. A posto. Mi pare abbastanza fedele. Vediamo un po' se per caso può andare bene. Allora, vai finita la testolina. Spostiamo sta cosa e vediamo se per caso può. Intanto vediamo di dargli una rotondità. Di pinzette e vediamo se per caso può funzionare. Togliere via un po'. Salta come una cavalletta. Ok. Beh, devo dire che non è difficile come, è più una questione di precisione. Sbagli, devi rifare. Adesso non è neanche tanto lungo come procedimento, eh? Cioè, basta prendere la misura giusta. È che il problema è che la misura del visore che ho io, oltre a essere spaccata, come cazzo salto, è anche un po' un pelino sbagliata, secondo. Ok, riproviamo con un pelino di cosa in meno, dobbiamo storcerlo un po' di più. Vabbè, dopo verniciarla sarà la parte più semplice, perché basta che prendo, mi faccio l'arancione e gli metto un po' di trasparente. Dove si mette adesso? Eccolo qua. Proviamo a vedere se può essere una buona soluzione. E quanto salti però, eh? E qua passano anche aerei. Vabbè. Vi dirò che gli aerei sono almeno. Chat che
che suonano cose. E tacci che ho messo anche il telefono in non disturbare. Mi dimentico le altre. Allora. Vabbè, però, ok. Allora, se avete rotto i coglioni, che poi sono quelle chat incredibili, un messaggio alla volta. Ciao, come stai? Tre messaggi. Ma ci avete la mamma puttana, veramente? E allora, vai dentro. Allora, facciamo così, facciamo un altro modo. Così. Perché secondo me lo posso. Vai, affanculo. Lo posso infilare sotto. Dentro sfruttando la tua Madonna, c'è la mamma stronza, la mamma di tanti padri. Ok, sì, dovrò sicuramente rifarlo perché l'ho un po' opacizzato. Però dai, è un tentativo questo. Quanti minuti siamo? 10 minuti, ancora presto, possiamo fare un altro tentativo volendo. Ok. Direi che è il caso che mi metto a lavorare su questo, che è la misura giusta, e lo faccio, cerco di farlo identico. Se no, intanto comunque lo sistemo e lo lascio lì che si incolla di nuovo. Oggi sono stato bravo, però ho sistemato tutti i pezzi, tutto bello in ordine, il più semplice è anche ritrovarli adesso. Bene, ok, andrò, lo mettiamo da parte, appena si asciuga ci riprovo. Però mi sembra una buona soluzione, potrebbe funzionare, così risolvo il problema del vetrino rotto e gli do più onestà a questo dettaglio, che secondo me è quello della testa, cioè è sempre un bel dettaglio, l'occhietto. Un po' dell'RGM, che sto occhietto qua è una figata. Se riesce a funzionare, gli faccio anche il puntino rosso. No, non ha senso. Rosso su arancione poi farebbe schifo, non si vedrebbe proprio. Torniamo al nostro bel braccetto e vediamo un attimo dove eravamo rimasti. A tirarlo qua circa. Ok, provo intanto a dargli una passata con una carta un po' più fine, così vediamo quanto c'è ancora da fare. Una piccola lucidata. Va bene, sì. E qua non capisco se
No, è perfettamente liscio. E c'è un po' rimasto il segno, Però secondo me, dopo con il trasparente lo perdiamo un po'. Più di così però non posso andare sotto. Dovrei provare con... Proviamo. Vediamo se magari sciogliendo un pelino la plastica riusciamo a recuperare un pochino questo, che è proprio tanto evidente. Non si fa, mi raccomando, che poi potacciate in giro, sennò si rischia di rovinare il lavoro appena fatto. Io sono scemo e lo faccio ogni volta e poi dopo ci metto il dito sopra e rovino il lavoro e devo ricominciare da capo. Con la pirla. Non lo so, lo vediamo dopo quando mi ci metto a lavorare se ha preso, se ha funzionato questa cosa. Altra cosa utile è utilizzare magari il culo della pinzetta per andare a appiattire la zona che abbiamo appena fuso. A occhio sembrerebbe di no. Poi, beh, vediamo dopo. Vediamo dopo. Andiamo a fare le altre parti. Andiamo a sistemare anche queste, queste sono più semplici. Mi sbagliavo. Mi sbagliavo, sì. Sì, è un po'. Però dai, anche se tolgo via un po' di prodotto non è un problema, tanto ce n'è tanto, non rischio di comunque di compromettere la parte del gomito così, cioè non vado a rischiare di creare dei fori, tolgo finché non sono soddisfatto. Ecco, adesso comincio sempre con la tecnica, quello del raschiamento, a vedere di eliminare un po' più velocemente le parti, vedere se viene bene. Attenzione con questa tecnica che si rischia di creare dei piccoli solchi dove non vogliamo. Quindi magari se noi vogliamo eliminare un solco con questa tecnica del raschiamento possiamo accentuarli. E quindi magari alla fine ci impieghiamo il doppio del tempo oppure rischiamo di rovinare il nostro lavoro. Bene, altro trucchetto per i bordi, faccio lo stesso procedimento con la mano leggermente inclinata a 30 gradi per creare l'angoletto smussato e per togliere i residui di plastica. Oggi non ce la posso fare a parlare, eh? C'ho proprio la bocca impastata. Quindi il trucco è quello di fare sempre passate giuste, corrette, nello stesso punto dall'inizio alla fine. Mai fermarsi a metà, mai non concludere. Se no rischiamo di creare un punto e un altro punto.
e non fare una cosa omogenea. Ok. Poi, vabbè, questa è la base. Poi, ovviamente, se devi fare una parte più accentuata, una meno accentuata, è solo l'utilizzo dello strumento che vi rende più elastici su questo. Diciamo che non c'è una regola fissa, la regola è quella di base, come utilizzarlo inizialmente. Poi, man mano che ti fai la tua bella esperienza, inizi a sfruttarlo meglio, poi ti renderai conto, ancora oggi mi stupisco che magari certe cose si possono modificare, certe regolette, e sfruttarle in maniera differente in base all'occasione. E affinare la tecnica. Io passo velocemente da una carta all'altra, non tanto perché si fa così, ma perché magari voglio vedere subito il risultato con la plastica perfetta per capire dove, come sono messo e se devo ripassare magari una grana più grossa per eliminare più parti. Lucidandolo mi rendo conto, specialmente sulle plastiche scure, mi crea quei punti bianchi, quelle linee bianche che a me che fanno schifo. Sì. E quindi cerco di già di portarla a misura, cioè a misura, portarla a livello per poi non trovarmi a dover per forza rifare da capo. Quindi lo faccio un po' alla volta, un passaggio alla volta, faccio prima, interrompo l'utilizzo di una carta per poi riprendere con tipo questa è la 400, passo la 400. Adesso mi crea la polvere della plastica che può confondermi e allora dopo, secondo passaggio, passo un attimo quella con grana più fine che mi va a lucidare il pezzo e mi rendo conto se quello che sto facendo è giusto o meno. Un po' alla volta, un po' a settina alla volta, così non rischio di far danni. Oppure velocizzo il lavoro perché così non devo stare a tornare indietro mille volte a riprendere la cosa. Qua vedo che c'è un piccolo segno, vediamo di eliminarlo. È tutto storto. Quasi perfetto, solo che adesso è tutto storto sto pezzo. Allora io per non saperne leggere né scrivere lo vado ad utilizzare di brutto, elimino questa parte in più e vado a
eliminare la plastica in eccesso. Ok. Così sono sicuro che è dritto, è tutto storto. Perfettissimo. Adesso tolgo via anche questi due segni qui. Madonna, quanto storto. E devo capire dopo come riuscire a eliminare questa parte qui. Potevo lasciarlo senza colla. Potevo lasciarlo senza colla. Ok, dovremmo esserci qua. È tutto molto più dritto. Andiamo via un po' di carta adesso. Di carta di lima normale. Normale, quella da 150-200. Non so esattamente quanto sia. Sono spariti i segni delle sprue bianchi e sono diventati scuri qua. Questo è un problema della mold, là c'è più densità di plastica e lì un po' meno, però magari se abbiamo un po' di fortuna con un po' di carta dovrebbero sparire o almeno ridursi. È inevitabile comunque con le plastiche scure. Poi farò vedere anche con le plastiche Bandai. Tanto per fare un paragone con una plastica scura e i segni che fa nella plastica. Sì, una plastica scura della Bandai versus una plastica scura della Daban, per capire un attimo che fondamentalmente non è un difetto della plastica, ma è una cosa naturale della densità. Almeno credo, cioè sui modelli che ho fatto prima, in precedenza, hanno lo stesso problema circa. Direi che ci siamo. Sì, ci siamo. C'è ancora un paio di graffi da eliminare e siamo a posto. Direi davvero bene. Davvero davvero bene. Proviamo a vedere se magari lucidandola così. No, quel segno là ci rimarrà. E vabbè, ce lo teniamo così. Adesso faccio un attimo la prova con la spadina. Che poi la spada non gliela metterò mai io, cioè la posso anche incollare qua sto pezzo, perché tanto alla fine non lo lascerò mai con la spada. C'è il fucile, mi piace col fucile, non mi piace con la spada in mano. Vabbè, ci ragioneremo, perché infatti perché cade, non si blocca, perché non si blocca, non si sa. Va bene, proviamo a mettergli intanto questo pezzo qui. Quanto duro. Creato un segno di stress qua sotto. E anche lì. Come mai? Perché c'è troppo spessore qua. E allora noi adesso lo andiamo a togliere. Thank you.
quindi sto guardando un po' qua. Giusto, giusto per far andare dentro senza tanto attrito, perché ho paura di spaccare tutto. Che mi ha già fatto un segno di stress e non vorrei che dopo a lungo andare si spezzasse la plastica. Ok. Molto meglio, molto meglio. E adesso direi anche che glielo posso incollare. Lo finiamo di sistemare, non questo, ma il polsino, la parte finale del braccio. Lo sistemiamo per benino. Poi magari in uno dei prossimi tutorial, building, cose, non questo sicuramente, quando faccio la tray, vediamo come si fa a togliere correttamente i pezzi dai runner, perché ho visto che c'è un po' di perplessità in tutta la community, come si fa senza lasciare i segni, tutto il resto. Ci sono davvero parecchie tecniche per poterlo fare, c'è quella buona, quella più semplice, quella più corta, quella più lunga. Io ne uso una, un paio, dire il vero, un paio, che secondo me sono quelle più efficaci, cioè evitano proprio la produzione di questi segni bianchi sulle plastiche, ovviamente sulle plastiche colorate, bianco su bianco. Però sì, secondo me può essere molto 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 utile per tutti. Poi magari, sai, nei commenti magari vengono fuori altre tecniche magari migliori, e secondo me sono proprio le occasioni migliori per riuscire a affinare le proprie tecniche e a migliorare la costruzione di un modellino. Sì, anche se stiamo costruendo l'arca di Noè, però perché sono belle queste cose qua, riuscire a scambiarsi opinioni, consigli, creare delle piccole community così di appassionati nerd, quello che volete. Proprio è sempre stato un po' un mio piccolo pallino quello di riuscire a condividere certe cose. Senza l'interazione umana, perché ovviamente odio l'interazione umana, sto scherzando ovviamente, però dai, sono un po' misantropo. Scherzando ovviamente. Anche se. No. Ok, ci siamo quasi. Questo lo faccio super velocemente. Madonna, c'è proprio il segno bianchissimo.
No, qua bisogna che... No, dai, forse ce la facciamo. Molto bene, molto molto bene. Molto molto bene. Per chi mi stava sul cazzo, mettergli la colla, aspettare un'oretta, anche di più ci vuole. L'altra volta infatti ho detto che ci ho messo 5 minuti, no, ci vuole un'ora perché la colla si asciughi e vada fuori dallo status di fusione. Ok, andiamo un po' la smusciatina al bordino e lo mettiamo, ce lo incolliamo. Così così abbiamo fatto anche il nostro polsino. Qua vi mostro una bella tecnica per eliminare i punti di giunzione. Allora, vedete che qua c'è il segno bello evidente dello stampo delle due parti, insomma. Semplicemente con la nostra lama vado a eliminarlo senza lime, senza tante preoccupazioni, perdite di tempo. Sono parti veramente difficili e ostiche magari da raggiungere con una lima. Così un po' alla volta, vedete che avanti e indietro, avanti e indietro, e sono l'ho eliminato quasi totalmente. Aspetta, un po' alla volta, un po' alla volta. Raschio la superficie fino a renderla perfetta. Faccio anche dall'altra parte. Ho perso un istante per fare una cosa davvero ottima, senza per forza passarlo a carta, tirarlo a lucido, tirarlo a specchio. Faccio la stessa cosa, vado solamente a raschiare la parte che non è necessaria. Benissimo. Colla. Qua dovrebbe bastare, in teoria, un po' di colla. Qui, qui, e qui. Stare fermo, sposato tutto. Vabbè. Guarda come entra facilmente adesso. Molto bene. E una bella bresciatina di quelle perfette. Benissimo, direi che siamo andati avanti un bel po' col braccio, facciamo un test con la spadina e quindi non si toglie più. Sono molto contento che non viene via e non viene più via. Sì, viene via. Bene, facciamo un test con la manina o con la sbagliata, proviamo con quella giusta. Eccoci qua. Ho fatto il braccio, l'avambraccio. Beh, dai, sì, dai, un braccio, c'è anche un pezzettino senza muscolo. E l'altro con l'altra manina. E via. Proviamo a fare un piccolo test con le parti del nostro bel modello attaccate. Questo giusto come dicevo l'altra volta, se è per darmi un po' di gratificazione visiva, e bisogna, perché se no non c'è, ti passa l'entusiasmo. La testolina, e adesso devo vedere di riuscire a fargli il visorino come dicevo prima. Bene, direi che per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo episodio e faremo
penso che potremo cominciare a fare le gambe. Grazie, grazie per essere restati e ci vediamo al prossimo video.